Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con la nuova Ford Mustang in motorizzazione EcoBoost. E quindi mi chiedo, è il giusto compromesso per ovviare la nostra tassazione scellerata? Andiamo a scoprirlo. Ragazzi, oggi torna un'americana sul canale. E beh, questa qui è un'americana che probabilmente farà discutere veramente tanto gli appassionati delle sportive americane, delle muscle car, delle pony car, perché sotto al cofano di questa Ford Mustang non troviamo il 5000 V8, ma troviamo il 4 cilindri turbo. Prima di scendere nei dettagli, ragazzi, guardatela. Ma quant'è cattiva, ma quant'è minacciosa questa Mustang. Configurazione nera, con cerchi neri, beh, devo dire che ha la sua presenza su strada. Questa, ovviamente, essendo la versione restyling disponibile sul mercato, c'ha qualche piccola differenza in termini estetici che rispetto alla versione precedente la rende ancora più minacciosa. Ad esempio, guardate qui davanti il nuovo paraurti, questo taglio dei fari, molto basso e spigoloso. Complessivamente devo dire che secondo me questo restyling, esteticamente parlando, è riuscito molto bene. In un paio di occasioni ho avuto l'opportunità di divertirmi con la versione 5000 W e devo dire che questa macchina è un vero spasso. E oggi sono curioso di vedere come va questa macchina, perché ovviamente nell'immaginario collettivo la muscle car, la pony car americana deve avere un grintoso e possente V8 sotto al cofano. Qui invece, ragazzi, la situazione è diversa perché il vano motore è gigantesco, però guardate quanto spazio libero che c'è, perché qui abbiamo un piccolo motore a 4 cilindri. Quello che vedete è il 2003 Turbo, lo stesso motore della Ford Focus RS. Su questo restyling Ford ha cambiato leggermente la cavalleria perché la potenza scende e la coppia sale. Purtroppo, per quanto riguarda le sempre più restringenti norme di omologazione, Ford ha dovuto portare la potenza da 317 cavalli a 290 cavalli, però la coppia passa da 434 Nm di coppia a 440 Nm. Pur avendo cambiato la potenza, Ford è riuscita a ridurre il turbo lag e rendere questo motore più brioso ai bassi regimi. Parliamo di prezzi, perché la versione col 5000 V8 ha un prezzo di listino di 48.000 euro. Questa qui, metà dei cilindri, metà prezzo? In realtà no, il prezzo non si allontana di tanto, perché questa qui, in motorizzazione EcoBoost, costa 43.000 euro. Il prezzo di acquisto, quindi, capite che non è molto distante, quindi direte: chi è il pazzo che sceglie questa al posto della V8? Beh, quando siete in Italia e targate una macchina con la targa italiana, vi rendete subito conto che i costi di gestione sono mostruosi, e questa qui, avendo una motorizzazione un po' più tranquilla, vi rendete conto che per quanto riguarda bollo, superbollo, assicurazione... Ciao! E consumi, beh, questa qui è decisamente più abbordabile e accessibile. Avviciniamoci alla Mustang, qui possiamo trovare dei cerchi da 19 pollici e qui dietro troviamo l'impianto frenante, davanti abbiamo freni da 352 mm, mentre qui dietro troviamo dei dischi da 330 mm. Ma avendo già provato la versione V8, ho già come l'impressione che questo impianto frenante sia un pochino sottodimensionato, vista la stazza e dimensioni della macchina. E adesso, ragazzi, diamo una rapida occhiata agli interni. Allora, l'esemplare da me in prova ha il cambio automatico con convertitore di coppia a ben 10 rapporti, quindi il cambio preferito di Vin Diesel. Piccole palette in plastica dietro al volante, ovviamente è disponibile anche con il cambio manuale, che reputo molto valido, ma avendo provato la 5000 V8 anche con questo cambio, secondo me anche l'automatico è veramente una trasmissione brillante. Prime impressioni. Beh, devo dire che con questa generazione Ford si è voluto avvicinare molto ai gusti e standard europei, però ovviamente qui possiamo trovare assemblaggi e qualità dei materiali che è tipicamente americana. Prima, per guidare, arrivare qui e fare le riprese da fermo, sentivo tanti scricchiolii e qui visivamente possiamo vedere che la qualità costruttiva non è delle migliori, però devo dire che il rapporto qualità-prezzo secondo me è molto buono. Bisogna prenderci un attimo la mano, perché i bottoni su questa macchina sono tantissimi e sono ovunque. Qui ovviamente abbiamo un sistema di infotainment. Qui sono le funzioni che preferiamo sulla Mustang. Controllo di trazione spento, possiamo cambiare il settaggio dello sterzo rendendolo più rigido, più morbido. Qui abbiamo diverse impostazioni di guida. Mi piace molto il fatto di avere tante impostazioni. Abbiamo normale,
Sport Plus, circuito. Questa è una cosa tipicamente americana, drag strip, che ti permette di fare partenze fumanti al semaforo, e la modalità neve bagnato. Mi piace la seduta perché questi sedili tipicamente americani sono veramente imbottiti e comodi. Praticamente potresti schiacciarci un pisolino. Dietro abbiamo degli altri sedili, però onestamente lo spazio è veramente risicato. Non solo per le gambe, ma anche per la testa, perché con questo taglio molto basso, penso che se sei alto più di 1,80 m tendi a sbattere la testa. Bene ragazzi, iniziamo il nostro test drive. Siamo su una strada piuttosto tortuosa, asfalto bagnato della serie. Si salvi chi può. No dai, sto scherzando, perché in realtà ho già avuto modo di provare la Mustang nella motorizzazione 5000 W, veramente tanta roba. Un prodotto molto divertente, valido a mio avviso, e sono curioso di vedere come va questa versione a 4 cilindri turbo, a maggior ragione poiché il proprietario gli ha fatto un paio di modifiche per renderla ancora più equipata. A mio avviso un must se volete questa motorizzazione. Stiamo parlando in primis dello scarico. Qui il proprietario ha scelto uno scarico Magnaflow, quindi americano. E poi, seconda cosa molto interessante, è che la macchina l'ha mappata. Ovviamente nel mercato europeo in tanti optano la versione 4 cilindri per evitare tassazioni assurde che troviamo sulla versione 8. Quindi mi chiedo se effettivamente comprare una Mustang a 4 cilindri può aver senso. E in una strada così andiamo a scoprire anche se è una macchina valida e divertente da guidare. Mettiamo cambiata manuale, anche modalità sport, e vediamo come si comporta. Strada bagnata, anche se qui sotto non abbiamo un vuoto, la macchina tende comunque a scodinzolare. In modalità sport tutti i controlli sono accesi. In ogni caso, se oso un po' troppo sul pedale del gas, sento sia l'elettronica che mi taglia la potenza, ma lo vedete? La macchina cerca comunque di portarmi fuori strada. Anche se qui abbiamo la metà dei cilindri, bisogna comunque stare molto attenti. Ho avuto modo di provare questo cambio automatico a 10 rapporti anche sulla versione 5000 W. E devo dire che forse sulla 4 cilindri ha più senso questo cambio rispetto al manuale, perché qui abbiamo sempre continuità per quanto riguarda l'erogazione di potenza. Ovviamente il 4 cilindri non potrà mai offrire l'elasticità e la grinta che offre l'8 cilindri. Qui abbiamo anche il turbo lag, quindi ottimo avere un cambio così veloce e fluido con così tanti rapporti che ti permette sempre di avere un'ottima erogazione di potenza. E devo dire che comunque sia, quanto taglia. Comunque sia, abbiamo solo 4 cilindri su una macchina così grande, però cacchio si viaggia. E il sound? Beh, avevo visto su YouTube i video di Mustang 4 cilindri con lo scarico di serie. Obiettivamente con lo scarico di serie fa un pochino ridere, perché ovviamente su una macchina così grossa e imponente ti aspetti un sound grintoso e accattivante. E devo dire che questo scarico della Magnaflow non suona così malaccio. Adesso ragazzi, proviamo a mettere modalità Sport Plus. Qui la risposta dell'acceleratore è ancora più pronta. E qui vedo la lancetta dei controlli di trazione che lampeggia più del previsto. Infatti sento che il posteriore è ancora più scorbutico e ballerino. È una macchina grande e imponente, eh? In questa strada così piena di curve e di tornanti si sentono sia le dimensioni che la massa. Beh, diciamo che questi 1737 kg a vuoto si fanno sentire, eh? Soprattutto nei cambi di direzione. E qui un punto debole di questa macchina, che effettivamente ho riscontrato anche sulla versione vuoto, è l'impianto frenante. Perché se sulla versione vuoto senti di aver bisogno di avere più potenza frenante, perché effettivamente è molto performante ma pesante, qui a maggior ragione ti rendi conto che i freni sono troppo piccolini per questa massa. Quindi già dopo qualche bella staccata decisa, qualche accelerazione tra i tornanti, ti rendi conto che l'impianto frenante tende a soffrire di fading. Anche perché tutto sommato la potenza del motore non è male, voglio dire, Ford dichiara lo 0 a 100 in 5 secondi e 8, e la velocità massima, vabbè, quella non è così eccessiva, si ferma a 233 km orari. Però come motore non me l'aspettavo così. E a maggior ragione che questo esemplare è mappato, secondo me, se comprate la Mustang 4 cilindri dovete per forza mapparla.
Ragazzi, adesso proviamo a mettere la modalità circuito. Come dice il nome, è una modalità pensata per tutti coloro che vogliono sfruttare il pieno potenziale della Mustang in pista. In questa modalità disattiviamo i controlli, quindi adesso dobbiamo avere un piede veramente sensibile. La risposta dell'acceleratore è veramente buona. Ovviamente, essendo turbo, qui abbiamo un po' di turbo lag. Qua sentite, a bassi regimi si fa sentire. Anche ad andare piano, questa a 4 cilindri è una macchina che ha una grossa presenza sulla strada. È veramente buco questo sound. Devo dire che MagnaFlow ha realizzato un bel impianto di scarico per cercare di dare più valore e grinta a questa motorizzazione. E adesso, a muovermi in città, devo dire che l'assetto non è così scomodo. Stiamo ancora guidando in modalità circuito. Adesso, appena usciamo dalla città, vediamo di scoprire le capacità dinamiche di questa macchina. Eppure, anche ad andare così velocità di crociera in città, l'assetto risulta essere morbido. E qui che apprezzi veramente questo cambio automatico, specialmente quando vai piano o sei nel traffico. Infatti il proprietario mi ha detto che era indeciso tra manuale e automatico, però alla fine, utilizzando la macchina spesso, ha già 41.000 km questo esemplare, e trovandosi ad utilizzarla spesso in città, ha preferito avere un po' più di comfort. Ma ciò non significa che questo cambio non sia all'altezza per quanto riguarda la guida sportiva, anzi, come vi ho detto, secondo me questo cambio automatico è più che azzeccato con questo tipo di motorizzazione. Ovviamente, ragazzi, questo motore non prende giri come il botto, un po' più lento a salire di giri. Già verso 6.000 giri ti viene voglia di inserire il rapporto successivo, perché ti rendi conto che il motore non ha più tiro. Parlando di prezzi di listino, è molto vicino alla versione vuoto, però quando si tratta di mantenerla è un altro discorso. Quindi secondo me questa versione a 4 cilindri risulta essere un buon compromesso. Devo essere onesto, ho sempre storto il naso nei confronti della versione 4 cilindri, perché ovviamente tutti pensano che questo tipo di macchina deve avere il vuoto. Però c'è di mezzo lo Stato italiano, che non è molto d'accordo. Purtroppo la tassazione qui è veramente eccessiva, sproporzionata. Non ha senso pagare tasse così alte per una macchina che costa sulle 40.000 euro. E quindi l'appassionato che si vuol portare a casa un prodotto americano, secondo me questo qui risulta essere il compromesso ideale. Probabilmente devo dire, guidando la macchina in queste condizioni, qui abbiamo veramente poca trazione. Se avessi avuto la V8 probabilmente avrei sudato freddo dall'inizio alla fine del video. Questa versione con la metà dei cilindri, devo dire che per una guida sportiva e dinamica, specialmente con un asfalto così sporco e viscido, si riesce a gestire molto molto meglio. Lo sterzo ovviamente non è quello dei più precisi e comunicativi al mondo, e non sto dicendo che è malaccio, è buono, però ovviamente non è a livello delle sue concorrenti europee. Però questa potenza ti permette di divertirti tra le curve anche con i controlli spenti senza dover rischiare troppo, perché effettivamente la vuoto è impegnativa, non solo da mantenere ma anche da gestire, è veramente estrema. Quindi penso che questa versione a 4 cilindri è un buon compromesso per la clientela italiana. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao.